Che cos'è un pitch? Un pitch che si scrive così. P E T C H. Pitch. Il pitch è una brevissima presentazione di un progetto, di un film. Il pitch si fa per convincere qualcuno a fare il vostro film. Convincere un produttore, convincere un grande finanziatore, una banca, anche un attore a partecipare al vostro film. Quanto dura un pitch? Ci sono pitch da un minuto, ci sono pitch da 3 minuti. Si dice spesso, per esempio, del lift pitch. Siete ad un festival o ad un mercato, salite sull'ascensore, di fianco a voi c'è il più grande produttore del mondo. Oppure un banchiere che si sa che si investe nel cinema come un pazzo e voi avete giusto il tempo del viaggio in ascensore per convincerlo in 40 secondi che il vostro film è meraviglioso e va fatto. Addirittura qualcuno parla del pissoir pitch. Siete in bagno a un festival e mentre siete contro l'orinatorio vi accorgete che di fianco c'è il più grande attore, Robert De Niro, che voi volete per il vostro film e avete giusto il tempo di una pisciata per convincerlo. Normalmente un pitch non dura meno però di 5 o 7 minuti e in questi 5 o 7 minuti bisogna vendere, bisogna convincere. Allora, la prima regola del pitch è che il pitch va preparato. Essere concisi è molto, molto più difficile che essere prolissi. Va scritto, montato, rimontato, rivisto, limato, cambiato e imparato a memoria. Va cronometrato. Quanto dura il mio pitch? Bisogna prepararsi un pitch da 1 minuto. Bisogna prepararci un pitch da 3 minuti, bisogna sapere a memoria anche il pitch da 5. Cosa ci deve essere in un pitch? Ci deve essere, per prima cosa, perché questo progetto è unico? Perché delle decine di persone che assaltano, assillano i produttori, i finanziatori, i commissioning editor, le televisioni, i distributori, perché questo? Perché è unico? Devo catturare. Ricordatevi che a differenza di altri modi di raccontare, il pitch deve fare così, deve diventare subito molto interessante, deve avere qui un nucleo che colpisce. Poi ci deve essere la storia in sintesi, che naturalmente deve essere interessante, anche questa deve essere unica. Se io dico Gianni è uno scrittore di 30 anni, licenziato dal lavoro, che non riesce a fare il suo primo film, poi ci deve essere almeno un suggerimento sul perché questa persona che avete di fronte dovrebbe impegnarsi sul vostro film. Cosa giova a lui? Fargli capire, per esempio, che per la prima volta riuscirebbe a lavorare con un attore importante o forse avere una connessione con un paese che può diventare interessante per lui. Poi, a chi è destinato? È per bambini? È per vecchi? È per un pubblico medio, è per un pubblico colto, è per famiglie. Ed infine bisogna cercare di mettergli, scusatemi l'espressione inglese, il pepe al culo, fargli capire che se non lo prende lui, domani lo prenderà qualcun altro. C'è una cosa però che alla fine conta più di tutte ed è questa domanda. Perché? Perché proprio tu devi fare questo film? Perché non un altro? Ossia, in un'altra frase, in un altro modo di dire, perché fare quel film è non bello, interessante, divertente, ma in qualche modo necessario. Necessario. Thank you.